Dopo la visita di ieri al Sacrario di Re di Puglia, questa mattina la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha incontrato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il quale ha discusso del potenziale sviluppo della regione. Successivamente, in mattinata, la Presidente ha visitato la Risiera di San Sabba, accompagnata dal Presidente della Regione, dal Sindaco Roberto Di Piazza e dal Prefetto Valerio Valenti. Conoscere l'orrore sia della Risiera che della Foibe di Basovizza è cosa diversa che toccare con mano la tragedia di questi luoghi. L'impatto emotivo è un impatto molto forte, perché in me c'è un sentimento di dolore, ma anche di rabbia, di ribellione, perché sembra inimmaginabile che si possano essere verificati fatti di questo genere. È inaccettabile che la crudeltà della gente possa essere arrivata fino a cancellare lo stesso concetto di umanità. Ma io spero solo che la memoria, la testimonianza di questi luoghi possa servire per conservare, per tramandare attraverso questa testimonianza quei valori di pace, di fratellanza, di rispetto verso il prossimo. La Presidente poi ha voluto mandare un messaggio alle nuove generazioni, auspicando che luoghi come questi possano rappresentare una speranza per i nostri giovani, che possono basare la loro esistenza su valori diversi rispetto a quelli che hanno dettato l'orrore di questi luoghi.